Con Gianni Forti, zio di Chico Forti, vicenda che Fratelli d'Italia segue da tanti anni, per questo italiano che ci battiamo perché possa tornare in Italia. Dopo E questo, 22 dopo, anni di cui stiamo facendo l'impossibile per cercare di riportarlo qui, è una cosa che insomma sembra che ancora sia lontana nel tempo, Le o istituzioni almeno. italiane si sono occupate Sì, certamente, a volte della vicenda sia di Chico con delle. minori e maggiori fortune. Quello che posso dire io è che un governo di centrodestra, guida Fratelli d'Italia, farebbe tutto quello che può per mandare avanti questo iter, per consentire a Chico almeno di riuscire finalmente a vedere sua figlia e forse non solo. Io spero che dopo 10 governi che ci hanno sempre detto che è una priorità occuparci e far luce sulle vicende di Chico Forti, questa volta insomma, si giunga almeno a una soluzione, perché 22 anni sono tanti. Poi recentemente abbiamo anche saputo che lui sta per diventare nonno. E La facciamo le figlia, che allora congratulazioni aveva a sua 3 anni, che figlia. non ha mai vista, adesso. Almeno che possa Praticamente vedere suo nipote. speriamo, insomma, io Faremo quello che confido possiamo, che Gianni. giunti a questo punto anche il tuo impegno personale Lo sai, non è sia. mai mancato. Sì, lo so, lo so. Ciao, Grazie Chico! anche per aver attribuito l'anno scorso a Triù quel premio come uomo dell'anno per il suo coraggio, il suo A Chico, orgoglio che hai di ricevuto essere tu anche il italiano. premio per Chico Forti ad Atreju, l'ha preso Gianni. Ciao!